Benvenuti sullo strano canale. Oggi vi parlo di Albert Johnson. Chi era costui? Ascoltate la sua storia e lo scoprirete. Fort McPherson è una borgata che si trova nella regione di Inuvik, nei territori del nord-ovest del Canada. È qui che il 9 luglio 1931 arriva un uomo che nessuno ha mai visto. L'agente Edgar Millen, che fa parte della polizia canadese a cavallo, gli fa qualche domanda, come si usa fare in territori di confine come quelli. Prende nota che l'uomo è di bassa statura, curato nell'aspetto, e parla con un accento scandinavo. Lo straniero dice di chiamarsi Albert Johnson, ma per il resto non racconta nulla di se stesso e non spiega cosa lo abbia portato da quelle parti. L'agente ritiene suo dovere indagare più a fondo, soprattutto per assicurarsi che quello che sembra un uomo di città in cerca di avventura nelle terre selvagge del Canada abbia il denaro per procurarsi l'attrezzatura e le provviste necessarie. Appurato questo fatto, chiede ad Albert se sia in possesso di una licenza di caccia, ma quest'ultimo risponde di no. Nonostante i sospetti che nutre, l'agente lo lascia andare con la netta sensazione che la questione non sia finita lì. Albert si allontana da Fort McPherson e si dirige verso il fiume Rat, nei pressi del quale costruisce una capanna di tronchi. Quando arriva l'inverno e la neve comincia a cadere copiosa, i nativi di quelle zone cominciano a trovare le trappole vuote. Qualcuno li deruba delle prede che riescono a catturare. Contrariati, denunciano la cosa alla polizia canadese di Atlavik. L'unico straniero arrivato pochi mesi prima è Albert e si pensa sia opportuno andare a fare due chiacchiere con lui. Dopo essersi sobbarcati quasi 100 chilometri a bordo delle slitte trainati dai cani per raggiungere la baracca, due poliziotti arrivano davanti alla modesta costruzione il 26 dicembre 1931. Albert è lì, ma si rifiuta di uscire a parlare con loro. I due agenti sono costretti ad andarsene, ma tornano pochi giorni dopo, il 31 dicembre, con un mandato di perquisizione e accompagnati da due colleghi. Stavolta Albert li accoglie con un fucile Savage, che non esita a usare, cogliendoli di sorpresa, ferendo gravemente uno dei poliziotti e costringendoli alla fuga. La situazione si è fatta complicata. Partiti con l'idea di dover arrestare un ladruncolo che per nutrirsi ruba le prede catturate dai nativi, si ritrovano ad avere a che fare con un uomo pericoloso, di cui non comprendono appieno le intenzioni. Chi è questo Albert Johnson dall'accento scandinavo, arrivato lì dal nulla per vivere da eremita in una baracca, che ha appena dichiarato guerra alla polizia canadese? E guerra sia, pensa quest'ultima. Lo pensa specialmente l'agente Edgar Millen, colui che per primo ha intercettato Albert al suo arrivo in città e che gli ha fatto qualche domanda per sondare il terreno e capire chi fosse. Millen si unisce alla squadra di 9 uomini che tornano nei pressi della capanna, armati di tutto punto e con della dinamite, decisi a stanare Albert, anche a costo di far saltare il suo rifugio. Ed è ciò che fanno. Messa da parte la diplomazia perché già sanno che lui li accoglierà a fucilate, lanciano un paio di candelotti verso la casetta di tronchi che esplode in 1000 pezzi. Sicuri che il corpo dell'uomo si trovi adesso sotto quei tronchi crollati, si avvicinano con cautela. Albert emerge da una buca che ha scavato in precedenza sotto la costruzione di legno e comincia a sparare all'impazzata. Si è costruito una sorta di trincea dalla quale adesso li tiene sotto tiro mentre si rifugiano dietro gli alberi. Passano 14 ore a 30 gradi sotto zero, durante le quali entrambe le parti attendono che qualcuno faccia la mossa sbagliata e si sporga troppo per poter sparare un colpo fatale. Ma non succede nulla. Alla fine vince Albert perché il gruppo di poliziotti decide di lasciare la zona per tornare alla base e organizzarsi meglio. Hanno trovato un osso duro, ai loro occhi uno squilibrato che ha deciso di vendere cara la pelle. Il tempo meteorologico sembra stare dalla parte di Albert. Una violenta bufera di neve impedisce infatti agli agenti di tornare alla capanna distrutta fino al 14 gennaio. Quel giorno, arrivati sul posto, non sono sorpresi di constatare che Albert non c'è più. Il mini esercito di poliziotti, stavolta accompagnato da cani da ricerca, si mette al suo inseguimento.
Ancora una volta tra loro c'è Edgar Millen. Dopo due estenuanti settimane di cammino e di gelo lungo il Rat River, Albert viene trovato. È sempre deciso a non arrendersi in quello che è diventato a tutti gli effetti un duello all'ultimo sangue. Dopo essersi rifugiato nel bosco lungo la riva del fiume, comincia a sparare verso i poliziotti. Edgar Millen viene colpito mortalmente. La curiosità di capire chi sia lo straniero incontrato mesi prima, nonché il pentimento di non averlo trattenuto quando ne aveva avuto la possibilità, muoiono con lui. Il suo decesso sconvolge non poco l'intera squadra di agenti, che decide di ritirarsi ancora una volta. Albert è furbo, veloce, imprevedibile, animato dalla volontà ferrea di non farsi catturare. Se la cava egregiamente nella natura selvaggia che non ammette debolezze o errori. La prima impressione di Edgar Millen riguardo un uomo di città non abituato a simili condizioni climatiche si è rivelata sbagliata. Albert è un individuo coriaceo che ha in sé qualcosa del militare e del folle, una combinazione letale per chi lo vorrebbe fermare. L'inizio degli anni 30 ha decretato anche la diffusione degli apparecchi radio nelle case del Canada e degli Stati Uniti. Ed è proprio di fronte a questi apparecchi che tutti rimangono in ascolto per essere aggiornati sulle ultime novità riguardo il fuggiasco che riesce a tenere in scacco la polizia canadese, fino ad allora considerata micidiale e infallibile. A quel punto, se non è possibile inseguirlo via terra, bisogna far ricorso a un aereo. Qui il protagonista è Wilfrid Ride, chiamato Wop May, che con il suo monoplano Bellanca è considerato un asso del volo, diventato una sorta di eroe durante la Prima Guerra Mondiale. È lui che il 14 febbraio avvista Albert sull'Eagle River, avvisando prontamente le squadre a terra. Facendo due rapidi calcoli, Albert ha percorso quasi 250 km a piedi, affrontando un passo di montagna a 2000 metri d'altezza con una tempesta di neve in corso e temperature polari. Non solo, ha indossato le racchette da neve al contrario per confondere le idee degli inseguitori e si è mescolato alle mandrie di caribù intenti a migrare per confondere i cani da ricerca. Ma Albert non può scappare per sempre e le distanze si accorciano di ora in ora grazie alle comunicazioni via radio di Wop May che, dall'aereo, tiene d'occhio il fuggitivo, consentendo agli agenti di procedere spediti. Raggiunto sulle rive di un fiume che sta per guadare, Albert ingaggia un'ultima sparatoria con le squadre della polizia. Stavolta chi gli punta il fucile addosso non sbaglia la mira e Albert cade nella neve, ucciso sul colpo. L'inseguimento di questa specie di Rambo degli anni 30 è finito. Adesso non resta che scoprire chi è davvero questo signor Johnson e perché ha fatto ciò che ha fatto. Il corpo viene portato a Aklavik, dove viene fotografato e dove vengono prese le impronte digitali. Oltre a stimare la sua età tra i 30 e i 40 anni, chi lo esamina scopre un ponte d'oro nella sua bocca, un chiaro segno che si trattava di un individuo benestante. Dalle tasche dei suoi abiti saltano fuori $2,410 canadesi, una cifra cospicua per l'epoca, ma nessun documento che possa far risalire la sua identità. Le sue foto post-mortem vengono diffuse in giro per il mondo, ma nessuno si fa avanti a reclamare il cadavere e a svelare il mistero. Alla fine si decide di seppellire le spoglie di Albert vicino al villaggio di Aklavik. Ma se lui è morto, la sua storia diventa leggenda e tutti si chiedono come abbia fatto un uomo comune a sopportare freddo e fame per tutti quei giorni, eludendo di volta in volta la polizia che cercava di braccarlo. E perché poi lo avrebbe fatto? Perché scappare se il suo unico reato, almeno all'inizio, era stato quello di derubare i nativi cibandosi delle prede catturate dalle loro trappole? Non sapendo con certezza chi sia, il pubblico conia il soprannome «il cacciatore pazzo del fiume Rat» e con questo passerà alla storia. C'è chi dice che si trattasse in realtà di Arthur Nelson, un famoso cercatore d'oro che aveva vissuto nella Columbia Britannica dal 1927 al 1931. Anno in cui aveva deciso di spostarsi più a nord. Una certa somiglianza c'è, ma non si può averne la certezza. Potrebbe anche trattarsi di John Johnson, un noto rapinatore di banche in attività in Norvegia e sparito dalla circolazione. L'accento norvegese notato dal primo agente potrebbe essere una conferma. Dopo qualche anno, la famiglia Johnson, residente in Nuova Scozia, dichiara che si tratta di Owen Albert Johnson, un lontano parente. Infine, la teoria più interessante arriva sempre dalla Columbia Britannica,
dove viveva un certo Sigvald Pedersen Haskjold, un uomo che si era rifiutato di partire per la guerra e che quindi, considerato la stregua di un disertore, aveva sviluppato sentimenti paranoici verso le autorità. Un solitario che prima di sparire nel nulla era stato visto costruire una capanna nei boschi che aveva poi abbandonato. Potrebbe essere lui il nostro Albert Johnson? Solo il DNA potrebbe convalidare una di queste teorie, ma a quei tempi ci si può solo basare sull'aspetto fisico. Come spesso accade per i casi del passato, solo con il trascorrere del tempo si può di solito dare una risposta certa. E infatti nel 2007 una troupe di scienziati, finanziata da Discovery Channel, ha potuto finalmente riportare alla luce i resti di Albert, per poterli esaminare con le moderne tecniche a disposizione. Ciò che rimane del cacciatore pazzo sono solo le ossa, ma tra DNA, impronte dentali e un attento esame dello scheletro, si sono potute tirare alcune conclusioni interessanti. Si è notata una deformità della spina dorsale e una diversa grandezza tra un piede e l'altro, cosa che ha sollevato alcune domande su come abbia potuto un uomo con quel tipo di problematiche affrontare giorni di cammino in mezzo alla neve alta. Dopo aver seppellito nuovamente i resti nella tomba originale, il team di esperti ha potuto incrociare il suo DNA con quello dei discendenti dei quattro individui indicati come i probabili Albert Johnson. Curiosi di sapere il risultato? Non c'è corrispondenza con nessuno dei quattro. Tutto ciò che rimane di lui, a parte il suo scheletro, sono le racchette da neve e le sue armi. Ci sono alcuni memoriali dedicati sia a lui che all'agente ucciso, Edgar Millen. Il resto si perde nel silenzio di quei boschi che non possono dirci nulla di più di quest'uomo che forse, e dico forse, più che fuggire dalla polizia, stava tentando di fuggire da se stesso. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!